Sono pronte a ripartire le attività dell'Accademia del Grigioncino Teatro. Dal Teatro Madonna dell'Asilo i docenti si raccontano e raccontano quello che vorranno fare con i loro allievi nel corso di quest'anno. Quali sono i vostri percorsi professionali, di cosa vi occupate, di cosa vorreste occuparvi con gli allievi che si iscriveranno all'Accademia del Grigio di quest'anno? Ciao, sono Viviana Lalli e sono un'insegnante di trucco e mi sono formata mi sono prima laureata a Roma presso la Sapienza in musica e spettacolo, poi a Bologna nella magistrale di cinema, televisione e produzione multimediale. Poi ho deciso di diventare una make-up artist e mi sono formata, diciamo, negli ultimi anni come appunto make-up artist e ora sono una arte terapeuta in formazione. E collaboro da un po' di anni con appunto la compagnia Stabile e diciamo il nostro obiettivo comunque è di formare allievi che abbiano delle basi o comunque diciamo possano acquisire anche delle tecniche di trucco sia cinematografico che teatrale. Quindi diciamo l'obiettivo è quello comunque di fare delle lezioni sia teoriche che pratiche e di appunto formarli in questo senso. Ciao a tutti, sono Simone Zeuli, sono regista cinematografico. La formazione deriva da prima un percorso accademico universitario presso l'Università di Pisa e poi 10 anni più o meno sui set romani come assistente regia, aiuto regia. E ho fondato una casa di produzione cinematografica da poco, collaboro con la compagnia Stabile Molise da circa 10 anni e mi occupo delle lezioni che riguardano il cinema, intesa come sia recitazione cinematografica, sia insegnamenti che riguardino la macchina cinematografica, per cui comprendere come si arriva a produrre un film, come si sta sul set in quanto attori, che cosa si aspetta dagli attori su un set cinematografico e quindi essenzialmente tutto ciò che ruota attorno al famoso motore azione. Io sono Antonio Ligas, sono regista, mi occupo prevalentemente di teatro e insegno tecnica teatrale, dalla dizione alla respirazione, uso della voce e poi solitamente mi occupo della messa in scena degli spettacoli, degli allievi. Volevo specificare semplicemente questo, che in realtà questo tipo di scuola basso nasce dalla collaborazione di due associazioni che si sono incontrate e hanno sposato una vera causa, che è quella della diffusione del teatro a tutti i livelli, dai bambini fino agli adulti. E sono l'associazione Grido Cineteatro e Compagnia Stabile del Molise, Vasto e Campobasso, con la volontà di fare una rete, di creare una rete di diffusione del teatro. Questo è l'obiettivo che si è posto chi ha fondato la compagnia, cioè Raffaello Lombardi insieme alla compagna Paola Cerimele, da poco scomparsa, che vogliamo ricordare con affetto. Fondamentalmente la nostra cosiddetta missione è quella di diffondere il più possibile questa meravigliosa arte che è quella della recitazione, anche su tutti i livelli, quindi cinema, teatro e televisione. Per quanto mi pertiene, io sono un teatrante, quindi mi occupo della condivisione dei saperi del teatro. Salve, sono Alisaia Di Cicco, sono una danzatrice, coreografa e insegnante. Io sono formata all'Accademia Nazionale di Danza, nella triennale e poi successivamente appunto in insegnamento nella specialistica. E mi occupo qui di movimento scenico, quindi indagine del corpo, conoscenza del proprio corpo, di come si muove, ma anche proprio come è costituito, la percezione, azione del corpo, sia in una ricerca di movimento che va anche proprio a indagare il quotidiano, che poi ovviamente in quella che è la fase di cura dello spettacolo e del movimento scenico. Sono Andrea Cerullo di Campobasso e faccio parte della compagnia Stabile da ormai 4 anni. È un percorso che abbiamo portato avanti incessantemente, che ha sempre visto poi la conclusione dell'anno accademico con degli spettacoli dove abbiamo preso parte dietro le quinte e dove abbiamo mandato sul palco tutti i nostri allievi. Prevalentemente io mi occupo di scrittura, nasco come musicista, però poi
ho preso l'arte della penna come cantautore e l'ho trasferita al fumetto, al teatro, al videoclip. E nelle mie lezioni fondamentalmente passiamo dalla stimolazione della creatività a creare il palco, lo spettacolo, e passando poi per gli strumenti di diffusione, dalla mediologia allo studio dei segni dello spettacolo. Il nostro processo è comunque molto creativo, ma si basa su una parte pratica molto rilevante, perché crediamo che testare con mano sia il primo processo che poi ci porta alla realizzazione degli spettacoli. Ciao a tutti, io sono Davide Pinto e sono un attore cantante. Sono di Pedacciato e le mie prime esperienze teatrali risalgono dalle scuole, dalle superiori. Poi ho avuto la fortuna qui vicino a Termoli di far parte della compagnia del regista Ugo Cerfeo, dell'altro teatro, e poi ho avuto altre esperienze presso altre compagnie, tra cui anche la Compagnia Stabile del Molise, di cui sono stato uno studente, anche se per breve tempo, e poi i miei ultimi studi li ho trascorsi a Pescara presso un'accademia di musical in cui ho trascorso 4 anni e dove ho imparato anche a parte le abilità recitative, anche quella della danza, del canto. E mi occuperò principalmente di seguire i più piccoli, i bambini, e l'obiettivo per questo anno sarà appunto dare la possibilità ai più piccoli di scoprire questo vasto mondo, e soprattutto attraverso il gioco, perché una cosa di cui non dobbiamo mai scordarci è che il gioco è alla base di tutto. Anche i più grandi che si approcciano al mondo dello spettacolo, del teatro, si devono ricordare sempre di giocare, e quindi anche l'obiettivo è quello di lasciare, anche di sedimentare qualcosa in questi piccoli attori, che è quello appunto del lavorare in gruppo, quello di disciplinarsi anche un pochino, saper stare insieme agli altri e di accrescere anche la propria empatia e soprattutto poi, ecco, di divertirsi, che, torno a dire, alla base di tutto. I corsi dell'Accademia riprenderanno a breve, la prima settimana di ottobre, non solo a Vasto ma anche a Termoli e Campobasso. Sì, noi abbiamo aperto le nuove sedi partendo dal Campobasso per arrivare a Vasto negli ultimi 4 anni. Ahimè, abbiamo avuto anche noi lo scontro con il Covid, però siamo riusciti, anche attraverso lezioni online tenute tra l'altro da Andrea, da Simone e persino da Alicia, quindi la danza in realtà viaggia anche attraverso altri mezzi che non siano il palco, e siamo riusciti a mantenere dei contatti e dei rapporti con i nostri allievi, e finalmente adesso dal vivo riusciremo a portare avanti i nuovi corsi, ripeto, per bambini, adolescenti e adulti. Dopo l'incontro di Vasto, per il quale abbiamo già aperto le iscrizioni e per il quale attendiamo nuovi iscritti, faremo 2 giorni di presentazione, uno a Termoli il 5 di ottobre al MACTE, un bellissimo spazio che adesso è aperto appunto per l'arte contemporanea, e poi invece il 4 ottobre, il giorno precedente, a Campobasso presso il Teatro Studio, che è la sede operativa della Compagnia Stabile.